scomposto per il petrolio, che archivia la settimana con una perdita secca dell'8,19%. Analizzando lo scenario del greggio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 83,81. Prima resistenza 89,08. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 82,06. Ribasso scomposto per il carburante, che archivia la settimana con una perdita secca del 5,06%. Osservando il grafico di breve periodo del raffinato del petrolio, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza 2,686 e supporto a 2,575. In forte ribasso il gas naturale quotato sul mercato europeo, che chiude la settimana con un disastroso meno 9,1%. Lo status tecnico del Dutch TTF Natural Gas mostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 135,93, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 154,13. Ribasso scomposto per il grano, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,65%. Analizzando lo scenario del frumento si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 833,67. Prima resistenza 911,92. Punta con decisione al rialzo la performance del mais. Con una variazione percentuale dello 0,71%, le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 695,27. Apprezzabile rialzo per la soia, in guadagno dell'1,32%. Rispetto alla scorsa settimana le implicazioni tecniche complessive del derivato sui semi di soia evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 1373,17. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista. Settimana molto negativa per l'oro, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,95%. Lo scenario di breve periodo del metallo prezioso evidenzia un declino dei corsi verso area 1634,03 con prima area di resistenza vista a 1663,27.